Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi, la consueta prediction del Gran Premio di Monte Carlo. Siamo a giovedì, di solito il giovedì si girava a Monte Carlo in passato, ora si è un po' allineata a tutte le altre gare. Solo gli arabi possono fare quello che gli pare, cambiare i giorni delle gare e tutto. In Europa adesso siamo vincolati, ma va bene. Prediction quanto mai difficile, ragazzi, a Monte Carlo veramente può vincere chiunque. Chi sa un po' di storia, sa che a Monte Carlo hanno vinto anche macchine palesemente inferiori alle altre. Nel 2004 vinse Trulli con la Renault, che non era la Ferrari 2004. Nel 2002 mi sembra vinse Coulthard con una McLaren, che non era la Ferrari 2002. Nel 96 vinse addirittura Olivier Panis con la Ligier. Monte Carlo è proprio una di quelle piste che si presta alla vittoria a sorpresa, lo sappiamo. E quindi bisogna stare attenti perché sia la pista non perdona con i muretti vicini, sia queste macchine molto pesanti e grosse possono portarti all'errore facilmente. C'è anche da dire che però ultimamente ha vinto Verstappen, dimostrando che se c'hai un minimo, anche Perez nel 2022, però di base se c'hai un minimo di qualità a Monte Carlo la puoi tirar fuori. Però è chiaro che è una pista che può vedere prevalere chiunque, anche se ci sono delle cose da dire, ora le diciamo come sempre. Vi voglio invitare però prima a, se volete, iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un bel like, seguitemi sui miei social, c'è la mia raccolta fondi per la beneficenza Super Corris and Friends. Chi mi vuole aiutare a raccogliere fondi, pure un euro donato è importante, può farlo al link di PayPal scrivendo donazione e beneficenza. Fine di questo mese faremo la donazione e verrete tutti ringraziati i donatori di aprile e di maggio. C'è l'aiuto e sostegno al mio canale, chi vuole aiutare il mio canale a sostenersi, a crescere, a migliorarsi, si può abbonare o può fare una donazione e aiutare quindi anche la gestione delle spese del mio canale a essere sempre più migliore, diciamo così. Allora, Gran Premio di Monte Carlo. Monte Carlo è una pista corta, stretta, piena di insidie, non si sorpassa, quindi poi c'è, come al solito, la persona che non ha competenze. Ma tanto a Monte Carlo basta partire prima. No, non basta partire prima. A Monte Carlo, se parti prima, devi avere le caratteristiche poi per vincere, perché ci sono mille insidie. Vi faccio un esempio banale. Metti caso che Leclerc parte primo e c'ha Verstappen attaccato al sedere. Tu pensi che quello già sia garanzia di vittoria? No. Perché che succede? Se gli fai l'undercut, cosa obbligatoria, perché se entra prima Verstappen nel box, ti supera e non lo prendi più, perché tanto non si sorpassa. Se entri tu prima, Verstappen potrebbe fare uno stint più lungo, Verstappen Norris, facendo 3, 4, 5 giri più veloce di te e uscendoti davanti dopo il pit stop. Non è detto che l'undercut funzioni a Monte Carlo sempre. Opzione numero 2, tu entri in box prima e magari esci nel traffico, basta che ti trovi uno davanti che ti rallenta e hai perso la posizione, quindi vedete come non è detto che se parti davanti vinci sicuro, devi anche azzeccare poi la condotta di gara e le strategie. La McLaren è la vettura, secondo me, che se non fa errori è favorita, sia con Norris che con Piastri, perché? Perché è un team che a Monte Carlo può andare forte, è la miglior macchina nei settori guidati. In questo momento la McLaren è la migliore. Nelle parti lente dei circuiti, nelle parti guidate, è la macchina che sta andando meglio. Perciò una pista che è fatta tutto in quel modo può esaltare le doti della McLaren. È chiaro che il problema della McLaren qual è? Che spesso sbaglia e canna le qualifiche, anche quando potrebbe fare la pole, gli scappa di mano. Quindi McLaren, se non parte avanti, è un po' come il Qatar. In Qatar poteva vincere e per una qualifica disastrosa non ha vinto l'anno scorso. Quindi capite bene che la McLaren può vincere a Monte Carlo sia con Norris un po' di più che con Piastri, però deve partire davanti. Non deve cannare assolutamente la qualifica e poi deve fare una gara oculata. Norris e Piastri sono due piloti che ogni tanto l'errorino lo fanno. Quindi, parti davanti, devi cercare di tenerti la posizione coprendoti da undercut e situazioni varie che abbiamo appena citato. Però la McLaren ad oggi, sulla carta, è la miglior macchina per Monte Carlo, per come è a livello di caratteristiche. La macchina che è andata più veloce nei settori guidati di tutte le piste ultimamente. Perciò io la McLaren la metto addirittura favorita. Ciò non toglie che la Red Bull è sempre pericolosa. Perché? La Red Bull abbiamo visto che è il compromesso ideale. La Red Bull è un misto tra la Ferrari e la McLaren. Va velocissimo nei settori veloci, va velocissimo nei settori lenti. È un compromesso. Ad oggi forse un pizzico dietro la McLaren nel tratto meramente guidato, ma recupera poi nei settori veloci. Monte Carlo non ce l'ha grandi settori veloci, però di base la McLaren potrebbe essere il giusto compromesso. Verstappen io me lo vedo bello agguerrito, perché giustamente lui vorrà dimostrare dopo le ultime due gare che non ha assolutamente nulla da temere, non ha paura della McLaren. È normale, ragazzi, è inevitabile.
Il mondiale quest'anno lo vuole stravincere di nuovo. È sulla buona strada per farlo perché ha vinto 5 gare su 7. Cioè, che cazzo fa? 5 gare, 6 gare su 8, non me lo ricordo. Quando ha vinto. Quindi, alla fin fine, ragazzi, Verstappen vorrà dimostrare a Monte Carlo che è una pista che, ricordiamo, una vittoria a Monte Carlo vale quasi come un mondiale. Quindi, vorrà dimostrare. È chiaro che, ripeto, il problema della McLaren, lo vedremo anche con Ferrari, è che non ha delle strategie troppo culate alle volte, e alle volte fa dei pit stop lenti. Quindi, vedete, anche in una gara così tirata, la perfezione Red Bull nel fare sempre strategie buone e pit stop velocissimi può fare la differenza, perché magari un pit stop Red Bull fatto in 1.9 contro uno della McLaren fatto in 2.5 e 2.4 ti dà la posizione. Quindi vedete i dettagli come contano. Red Bull non la puoi escludere perché di solito funziona tutto. E anche se ti parte seconda, terza, con poi uno stint e la possibilità di gestire le gomme un po' più a lungo. Abbiamo visto Imola qua, là, ragazzi, Imola, la Red Bull, secondo me non aveva nessun problema, ve lo continuo a dire. È stato semplicemente un fatto fatto ad hoc per far arrivare Norris e per poter riavvivare un po' la gara che era morta in quel momento. Come l'ha fatta Interlagos, l'ha fatta mille volte la Red Bull, anche gli anni scorsi, di far finta che crollava per far avvicinare gli avversari. Non a caso Verstappen, crisi di gomme, track limits, poi come è arrivato Norris non ha sbagliato più. Non ha fatto mezzo track limits, com'è possibile? Quindi, secondo me la Red Bull a livello di gestione gomme sta ancora su un altro pianeta, quindi potrebbe fare degli stint molto più lunghi. Che significa? Gli altri vanno in box, Red Bull continua, riesce anche in quegli stint a girare veloce e ti si prende la posizione. Perché, ripeto, non è solo l'undercut che ti può rubare la posizione. E anche fare dei giri in più rispetto all'avversario più veloci ti può dare un vantaggio. E non ti metti manco a rischio di trovarti traffico. Perché questo discorso qua lo puoi fare allungando gli stint, andando più veloce dei tuoi avversari. Uno fa il pit stop al 30esimo, tu lo fai al 37esimo, fai 7 giri velocissimi, guadagni 2, 3, 4 decimi al giro di media e ti ritrovi davanti. Ti copri le spalle anche da quelli che non fanno il pit stop, che sono dietro, che magari fanno una caterva di giri. Tu fai il pit stop, ti ritrovi dietro di loro, la tua gara è finita. Finito, perché fino a quando non fanno il pit loro tu perdi tempo ed è così. Perciò anche Perez non dovrebbe andare malissimo, per quanto poi Perez lo sappiamo com'è, quindi se azzecca tutto e fa la giornata giusta, Perez, ragazzi, si può anche giocare un podio, ma la vedo dura per quello che sta facendo ultimamente. Però Verstappen sarà là della vittoria. Le due McLaren ci sono. Parliamo della Ferrari, ragazzi. Purtroppo la Ferrari a livello generale potrebbe vincere a Monte Carlo, sì. Se ci fossero le giuste condizioni, Ferrari può anche vincere, perché comunque Ferrari ha dimostrato di avere una macchina neutra, nel senso, buona nel veloce e buona nel misto. Non è la migliore né nel veloce né nel misto, però si esalta alle volte sia in un ambito che in un altro. Potrebbe farci, sì, perché abbiamo Leclerc che in qualifica spesso fa il fenomeno e se parte davanti può cercare di fare un gran ritmo, è la pista di casa. Come nel 2021 non gli è riuscito perché ha sfasciato la macchina, nel 2022 non gli è riuscito, gli stava riuscendo, la Ferrari gli ha rovinato la gara con la strategia, nel 2023 non gli è riuscito perché sia lui che il team si sono addormentati e hanno fatto l'inbeating. Può riuscire Leclerc? Sì, perché se azzecca un gran giro di qualifico, ultimamente non gli sta riuscendo più di tanto, però ci può provare, parte davanti, là abbiamo delle occasioni. Il problema è che Ferrari, ragazzi, a me mi preoccupa non solo per landing in pista, che è il problema minore. A Monte Carlo il problema meno grave che può avere la Ferrari è l'andamento in pista. Il problema grave della Ferrari sono le strategie folli e i pit stop lenti. Queste due combo ti possono portare a un fallimento clamoroso a Monte Carlo, perché queste sono le due basi dove tu ti devi appoggiare. Se parti davanti devi provare a fare il ritmo, tentare di non subire l'undercut, che sarebbe devastante, perderesti la gara. Se parti dietro devi riuscire con la strategia a sopravanzare quelli che c'è davanti, facendo il pit stop al momento giusto, non beccando il traffico, ma sostanzialmente guadagnando una posizione. Non è riuscito l'anno scorso, ragazzi. L'anno scorso eravamo a quarti, dietro Ocon. Sainz aveva una sola cosa da fare, fare il pit stop almeno un giro prima di Ocon. Era più veloce Ferrari dell'Alpine, che ha fatto la Ferrari, ha fatto fare lo pit stop dopo. Sainz ha perso una caterva di posizioni, quindi Ferrari deve svegliarsi nelle strategie, che sono pessime a Monte Carlo ogni anno, e svegliarsi anche nei pit stop. Non puoi fare pit stop in 2 secondi e 9, automaticamente hai perso un secondo in pista, 7-8 decimi, è inaccettabile. La paura mia sono i piloti. I piloti a Monte Carlo dispensano sempre parecchi errori. Abbiamo visto Sainz l'anno scorso sbagliare, andare in testa a coda quando è iniziato a piovere, e Leclerc non avere minimamente passo sul bagnato. Abbiamo visto due anni fa Leclerc
palesemente fare una strategia, farsi andare bene una strategia sbagliata quando Sainz fu furbo di dire no, io non lo faccio il pit stop, aspetto. Abbiamo visto nel 2021 Leclerc fare un errore in qualifica assolutamente inaccettabile, rovinando la macchina e non potendo correre la domenica. Quindi, ragazzi, ma pure nel 2019 lasciamo perdere. Bellissimi sorpassi, quelli che te par, ma una gara poi buttata all'aria con un incidente finale che poteva tranquillamente evitare Leclerc. Quindi a me mi spaventano anche i piloti, ragazzi, perché ultimamente vediamo che gli errori sono all'ordine del giorno, sia per Sainz che per Leclerc. Se sbagli a Monte Carlo, nel 92% dei casi ti ammazzi, cioè distruggi la macchina e ti ritiri. Quindi non ci possiamo permettere errori, ma neanche nelle prove, perché distruggi la macchina nelle prove, finito. Non raccogli i dati, oppure lo fai in qualifica, non fai la qualifica, cioè non te lo puoi permettere. Cioè abbiamo due piloti che purtroppo ad oggi come secondo nome hanno errore, e questo è il problema grave. Quindi se non sbagliano, se riescono a fare delle qualifiche accettabili partendo davanti e a fare una gara senza errori, allora ci si può provare a vincere. Però vedo comunque una McLaren e Verstappen lievemente davanti alla Ferrari. Può succedere di tutto, non lo so se può piovere, non lo so che può accadere. Ripeto, Monte Carlo è insidiosa per tutti, perciò cerchiamo di vedere adesso cosa farà domani Ferrari nelle prove libere. Secondo me saranno vicini tutti, perché è una pista che azzera spesso e volentieri anche le prestazioni delle auto. L'abbiamo visto l'anno scorso. L'anno scorso Ferrari, che aveva una macchina disastrosa in tutte le piste a inizio stagione, a parte Baku, pista pro Leclerc, a Monte Carlo era tornata a vita. Si sarebbe potuto giocare un grande podio con Leclerc se non fosse partito dietro, ma anche con Sainz se non gli sbagliavano la strategia. Quindi è una pista che a Ferrari gli può andare benissimo e la può rivitalizzare dopo Imola e dopo Miami. Il problema è qualifica fondamentale per partire avanti, ma non per vincere. Per vincere ci vuole anche un gran passo e una grande strategia, dei grandi pit stop, oltre a un errore dei piloti. Se non sbagli una di queste quattro cose, si può vincere. Se sbagli una di queste quattro cose, la gara è finita. Ciao, aglio. Whoa!